cosa avrebbe pensato Marconi di Steve Jobs se si fossero conosciuti, visto che erano tutti e due inventori? Sì, ma io mi sono più concentrata su che cosa avrebbe pensato Steve Jobs di Marconi, nel senso che Marconi è stato un vero genio incompreso, gli fu negato un finanziamento dal ministero perché le sue invenzioni furono giudicate folli e sul timbro di restituzione della richiesta di finanziamento c'era scritto proprio mandatelo al manicomio. Certamente c'è questa dimensione solitaria dell'inventare, no? E anche di questa incredulità che circonda l'inventore. Poi hanno fatto lo stesso mestiere, quindi si sarebbero senz'altro piaciuti. Hanno fatto lo stesso mestiere, hanno avuto le stesse intuizioni in epoche molto diverse, ma hanno entrambi saputo guardare molto, molto oltre l'orizzonte che tutti quanti vedevano, che è una cosa dei geni e dei rivoluzionari non solo nella scienza. Infatti anche Steve Jobs aveva fatto un percorso tutto particolare, non era nemmeno stato all'università e ne rivendicava in un certo senso anche Sì, con gioia. questo non è che per forza debba essere preso ad esempio, però si può dire che non tutti quelli che vanno all'università diventano geni, ma ci sono anche geni che non sono andati all'università. Ecco, oggi è un anno dalla scomparsa di Steve Jobs, qual è il messaggio che ha lasciato secondo lei? Ma il messaggio è quello che lasciano tutti i grandi uomini che passano sulla Terra, cioè avere chiarissimo un obiettivo molto lontano e non perderlo mai di vista.